ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi mi sono fatta ispirare dal momento. Essendo che ho seguito un po' la situazione Met Gala, non so se sapete cosa sia o meno, comunque ho fatto un sacco di stories sul mio canale Instagram. Ho fatto un sacco di stories sul mio profilo Instagram. In particolar modo, per chi non sapesse cosa sia il Met Gala, si tratta di un gala di beneficenza che si tiene una volta l'anno, di solito nei primi di maggio. A questo gala vengono invitate un sacco di persone famose che sfoggiano dei vestiti meravigliosi, almeno per la maggior parte delle volte, creati ovviamente da designer famosi come Moschino, Donatella Versace e così via. Ovviamente il ricavato di questa serata andrà in beneficenza, ma comunque è anche un'occasione per scoprire nuove tendenze sia in quanto a vestiti, sia in make-up, eccetera. Quest'anno infatti è venuto fuori che, come già sapevamo, va un sacco di moda applicare glitter, strass, perle, sia sui capelli che sul viso. Mi lascio ogni tanto qua qualche foto svolazzante. Quello che volevo ricreare oggi è questo make-up qui, che l'ho trovato divino. In realtà mi piaceva tantissimo anche quest'altro make-up di Vanessa Hudgens, un po' più classico, però davvero bello, ma anche questo qui di Cara Delevingne, che era un eyeliner pieno di glitter, pazzesco. Solo però già a pensare di fare quel make-up mi stavo mettendo le mani tra i capelli, quindi ho detto ok, facciamo una cosa di una via di mezzo. Qui oggi lei sarà la nostra musa ispiratrice. Per chi non la conoscesse, si tratta di una attrice slash cantante statunitense. Credo che sia intrecciata un po' anche col mondo della Disney. In realtà non la conosco benissimo, so solo che ho adorato il suo make-up, il suo look un po' meno. Comunque, diamoci una mossa. In poche parole, si tratta di un eyeliner bello affilato sia nella codina che nell'angolo interno, ma la particolarità sta appunto tutto il gioco di Swarovski applicati sulla palpebra. Poi per il resto la base è una base molto luminosa, normale, e le labbra anche lì molto nude, glossate. Essendo che il make-up occhi non prevede molti ombretti, partirei direttamente con la base in modo da vederci un po' più carine, perché non so se si nota, in realtà l'ho coperto con un po' di correttore, ma qui ho un brufolo che mi fa malissimo. Per cui Skin Realist di Nabla. Ho scelto lui perché comunque la base della fotografia è molto sì luminosa, ma ben uniformata, glowy. Ogni volta mi rendo sempre più conto che questo fondotinta in videocamera o comunque in fotografia rende benissimo, ma effettivamente poi sul mio tipo di pelle mi sta tendente al grasso, dal vivo non è tanto bello perché poi nell'arco delle ore tende un po' ad andar via. Infatti in quest'ultimo periodo vi siete resi conto che forse ho utilizzato di più quello di L'Oreal, l'Accord Parfait Nude, perché mi dura invece benissimo in viso. Una cosa molto particolare della base che ho appunto questa, chiamiamola ragazza, è che ok, ha del blush rosa sulle gote, ma soprattutto sulla punta del naso e un po' anche sul mento, quindi io sono fedele alla foto e replicheremo la stessa cosa. Il blush di Mulac mi sembra azzeccatissimo per questo, perché è praticamente dello stesso colore. Ok, e quindi ora sulla punta del naso, senza esagerare, non voglio sembrare Peppa Pig. Fatto ciò, ormai mi sono presa sempre l'abitudine di non settare il fondotinta, di applicare direttamente il blush, perché almeno con questo qui di Mulac mi trovo bene così, e poi dopo settare la base solo dove serve, anche perché lei ha una base sì glowy ma non troppo lucida. Quindi applico la cipria qui ai lati del naso e sul naso, mento e ovviamente zona T. Per finire la base illuminante, nella sua foto non si vede tantissimo, quindi ne applico giusto un po' qui sopra gli zigomi, sotto l'arcata sopraccigliare e sul naso. Ok, già con la base fatta, un'altra persona. Una cosa che a me non piace, di cui mi sono resa conto, è che le sue sopracciglia sono un po' tipo laminate, quindi diciamo pettinate verso l'alto. Ed essendo che non ho prodotti validi per creare questo effetto, direi di andare con la Lift Snatch a creare qualche peletto in più
e successivamente con un pennellino di questo tipo e un po' di setting spray proverò a tirarlo un pochino su, non troppo. Inoltre fatemi sapere cosa ne avete pensato di questi Met Gala 2022, chi è stata o chi è stato il vostro preferito sia a livello di abito che di make up, perché sono curiosa di saperlo. La mia preferita a livello di abito ovviamente la queen, regina indiscussa, Blake, che secondo me ha sempre avuto abiti stupendi ogni anno dei Met Gala, proprio ogni anno. Mentre a livello di make up, appunto, secondo me Vanessa, Cara Delevingne, il make up ovviamente che stiamo facendo oggi, imbarazzantissimo a parer mio, la scelta del make up artist di Kendall Jenner, che gli ha scolorito le sopracciglia, stile ti butto la candeggina sugli occhi, horror. Ovviamente spero sia fatto in maniera fittizia con del correttore, però era un effetto davvero davvero brutto. Questo è il massimo che io riesco a fare alle mie sopracciglia, perdonatemi. Applico un kajal nero nella rima interna sia superiore che inferiore. Questa qui è una matita occhi di Primark e devo dire che non è male. Non preoccupatevi di eventuali sbavature. Dalla palette di Anastasia Beverly Hills prendo questo colore leggermente freddino perché pare che la matita sotto l'abbia sfumata con un colore tendente al freddo. Ok, qualcosa del genere. Nel frattempo vado un po' anche allungando la codina dal basso verso l'alto. Ovviamente poi dopo ripasseremo l'eyeliner. Però provo a dare proprio una semisagoma e sfumo con il pennello pulito. Deve essere letteralmente una semi-ombra di quello che andremo a fare dopo. Con questo eyeliner qui di NYX, quindi il That's the Point, che è un po' più sottile e piccolino rispetto al classico, provo a fare la codina interna e anche esterna dell'eyeliner. Quindi è come se andassi sul naturale segmento che ha l'occhio all'angolo interno e prolungassi questo di qualche millimetro. Per ora lascerei così qualcosa di impercettibile, dopo vedo se ne serve ancora un po'. E adesso momento cruciale dell'eyeliner super allungato. Di base seguo un po' questa ipotetica linea e prego tutti i santi. La concentrazione da paura. Comunque volevo chiedervi, chi di voi era presente quando tipo nel 2019 ricreavo questo make-up qui di Kylie Jenner, quando era vestito in un modo davvero decente e bello e non come quest'anno? Fatemelo sapere giù nei commenti perché sono curiosa, secondo me pochi ma pochi di voi. Ok, da questa parte ci siamo, adesso stessa cosa di qua. Questo è il risultato momentaneo, essendo che lei ha un po' questa codina leggermente sfumata. Con un pennellino piccolino e angolato provo a prelevare del marrone scuro mischiato a un po' di nero, ma giusto una puntina, ci devo sporcare solo proprio il pennello e lo ripasso un po' qua dove c'è l'eyeliner nella codina finale. E non sembra che abbia degli ombretti sulla palpebra, forse guardando leggermente meglio la foto ha dei colorini un pochino quasi pesca sulla palpebra, quindi quello che farò è prelevare un po' di orange soda dalla palette di Anastasia Beverly Hills e fare proprio uno strato leggerissimo e impercettibile. Mentre una cosa che si vede fino allo spazio è l'illuminante che ha sotto il sopracciglio, quindi vado con un po' di glistening e fairy direttamente col polpastrello e lo applico qui sotto il sopracciglio. Mischio anche un po' con l'illuminante di Mulac e finalmente il pezzo forte, quindi gli strass, che so già che mi faranno penare per tutto il video. Allora, quelli che io sono più sul dorato, ma direi che ci li facciamo andare bene, e i miei sono pure di dimensioni diverse, quindi vediamo cosa combinerò. Proverò la tecnica di prendere il diamantino così, ovviamente la colla per cicatrice qui a portata di mano, mettere un po', aspettare qualche secondo e andare.
ovviamente sono messi in modo molto casuale, cercherò di non concentrarli tutti in un punto e i suoi vanno pure un po' verso l'esterno. Vi dirò, con questa tecnica più facile di quello che pensavo. 2 hours later. Dopo qualche minuto questo è il risultato. Adesso ovviamente per completare gli occhi, piega ciglia, abbondante mascara e qualche ciuffetto alla parte finale e infine le labbra. Le labbra risultano nude, un po' pescato, quindi ho pensato come combo alla matita del kit Kylie, di Kylie Cosmetics, e un po' di Velvet Ink nella colorazione in Adamas. Il contorno supererò un po' più morbido, non troppo a cuore. E vado un po' a sfumare i bordi. Ok, il colore non è perfetto e adesso sembra che siano leggermente glossate, quindi applico un po' di questo. In realtà credo sia un olio nutriente di Shiglam. Alla fine questo è il risultato finale. Ovviamente di solito faccio sempre così, per mettere i capelli indietro devo ricordarmi che ho degli strass. Posso dirvi che penso sia uno dei make-up più belli che abbia mai fatto? È inusuale la cosa di utilizzare appunto questi decori sul make-up, ma da un anno a questa parte sta sempre diventando più un trend di normalità e sinceramente l'effetto è bellissimo. Niente, quindi questo è il make-up terminato. C'è da dire che ovviamente non somiglia troppissimo alla foto, era più che altro un'ispirazione, ma direi che è servita abbastanza perché il risultato secondo me non è male. Scrivetemi assolutamente giù nei commenti cosa ne pensate, i vostri look preferiti, sia di make-up che di vestiti, come già vi avevo anticipato. Nulla, se questo video è stato di vostro gradimento vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale e vi mando un bacione gigante, ci vediamo al prossimo video. Ciao!